Eccoci qua in un'altra puntata del nostro percorso di scienze umane. In questa puntata ci occupiamo della comunicazione. Sarà una puntata abbastanza lunga, anche se non esaustiva, perché ovviamente di comunicazione bisognerebbe parlare per parecchio tempo e per parecchie puntate. Bisognerebbe fare un corso dedicato. Ecco, magari scrivetemi qui sotto se avete voglia di approfondire alcuni argomenti, perché veramente c'è moltissimo da dire sulla comunicazione. Dove eravamo arrivati nelle nostre prime puntate? Avevamo parlato del fatto che noi siamo due cose sostanzialmente, se vogliamo proprio parlare a livello macro. Siamo processi mentali, quindi ciò che pensiamo, ciò che elaboriamo a livello cerebrale, infatti vedete qua che l'ho messo proprio all'interno del cervello, ma siamo anche ciò che è il nostro output, quindi quello che i nostri processi mentali elaborano e portano al di fuori attraverso la comunicazione, attraverso i nostri comportamenti, attraverso il nostro linguaggio. E noi in questa puntata ci occuperemo proprio della comunicazione. Poi nella prossima puntata ci sarà proprio una parte dedicata al linguaggio, quindi un tipo di comunicazione che è la comunicazione verbale. Quindi in questa puntata ci focalizziamo sulla comunicazione. Iniziamo come sempre con la definizione di comunicazione, presa dal dizionario Treccani, e vediamo insieme che la comunicazione è ogni processo consistente nello scambio di messaggi attraverso un canale e secondo un codice tra un sistema, animale, uomo, macchina, e un altro della stessa natura o di natura diversa. Qui vi ho sottolineato tre aspetti fondamentali della definizione di comunicazione. La prima è lo scambio di messaggi, quindi avviene uno scambio, una condivisione di messaggi tra chi? Tra un sistema, che può essere animale, uomo, macchina e altre cose, e un altro, che può essere della stessa natura oppure di natura diversa. Per esempio, io posso comunicare con un altro uomo, ma posso anche comunicare con un animale. Un altro animale può comunicare con un animale dello stesso genere piuttosto che con un'altra specie. Oppure una macchina può comunicare con una macchina, può comunicare anche con noi, pensiamo al computer. Quindi abbiamo uno scambio di messaggi, una condivisione attraverso un canale, che è lo strumento attraverso cui passa questa comunicazione, che può essere, pensiamo alla televisione, al computer, a internet, e attraverso un codice che è per esempio la lingua italiana in questo caso, perché io sto parlando in lingua italiana, sto comunicando a voi in lingua italiana e voi capite la lingua italiana, altrimenti non seguireste questo corso. Quindi è un codice che deve essere condiviso e compreso in parte o totalmente dai due sistemi che comunicano. Vediamo adesso l'etimologia della parola comunicazione, perché deriva ovviamente dal latino communis, che vuol dire comune, e communico, che vuol dire metto in comune. Dallo stesso termine latino derivano altre parole che sono comunità, comunione, quindi mettere in comune, ed è proprio per questo che la comunicazione è una condivisione. Di che cosa? Di quelli che sono i processi mentali. Ricordiamoci la slide precedente, no? Tutto quello che c'è dentro il nostro cervello. Quindi cosa penso, che emozioni provo, che vissuti ho avuto, quindi che esperienze ho avuto. Quindi la comunicazione, per questo che ho messo questo trattino, è proprio mettere in azione tutto quello che ho dentro, tutti quelli che sono i miei processi mentali. Attenzione, molto importante, che la comunicazione, il termine comunicazione, viene spesso usato a sproposito. Non è sinonimo né di interazione, né di comportamento, né di informazione. Poi lo vedremo proprio durante questa puntata. Perché ci sono stati spesso questa poca chiarezza sui vari termini? Perché le prime teorie che hanno studiato la comunicazione hanno affiancato il termine comunicazione con la trasmissione, con i mezzi di comunicazione, quindi con la trasmissione, il trasferimento di informazioni. In realtà la comunicazione non è solo un mero trasferimento di informazioni e adesso poi lo vediamo insieme. Ma iniziamo
iniziamo con quelli che sono i due elementi della comunicazione, che sono l'intenzionalità e la consapevolezza. Io per poter comunicare devo avere un'intenzione, cioè devo voler comunicare qualcosa, quindi essere una cosa intenzionale, e devo esserne consapevole, perché un ubriaco, una persona sotto effetto di stupefacenti o magari che è stata sedata a livello di farmaci, magari dice qualcosa ma non sta comunicando niente, sta usando le parole ma non lo sta facendo né in modo intenzionale né in modo consapevole, quindi in questo caso non sta comunicando. Questi sono i due elementi sostanziali della comunicazione, perché ognuno di noi quando comunica qualcosa lo fa in modo intenzionale e in modo consapevole, quindi è consapevole di quello che sta comunicando. Ecco, rispetto alla slide precedente c'è però da dire una cosa importante, perché qualcuno potrebbe storcere un po' il naso per la questione dell'intenzionalità, della comunicazione non verbale. È vero, ci sono molti segnali della comunicazione non verbale che non sono fatti in modo intenzionale. Qui ovviamente si parla delle varie teorie, delle varie idee di comunicazione che partono dal presupposto, diciamo a livello macro, che quando comunico io cerco di essere consapevole di quello che sto comunicando, spesso e sovente quando lo sto comunicando dal punto di vista verbale, quindi spesso la comunicazione viene affiancata a quella di comunicazione verbale. Altro è la comunicazione non verbale, che è un mondo proprio a sé stante della comunicazione, che spesso non è né intenzionale né consapevole. Ma passiamo alle due funzioni della comunicazione, che sono la proposizione e la relazione. La proposizione è ciò che è il contenuto sostanzialmente della comunicazione, quindi se sto parlando, ciò che sto dicendo, il condimento a livello di paraverbale, quindi il tono di voce, il volume della voce, eccetera, e dall'altro la relazione, perché io sto relazionandomi con qualcun altro, non sto comunicando al muro, ma sto parlando e sto comunicando in generale con qualcun altro. Infatti anche qua c'è la relazione, quindi un'azione condivisa insieme ad un'altra persona. Ma veniamo proprio a capire qual è la differenza tra comunicazione e comportamento, perché abbiamo detto che non è la stessa cosa. Infatti ogni comunicazione è un comportamento, mentre ogni comportamento non è per forza una comunicazione. Infatti vedete dalla slide, ho cercato di fare un disegno per far capire che il comportamento è sempre inglobato dentro una comunicazione, quindi ogni comunicazione è un comportamento, quindi io sto comunicando adesso con voi, mi sto comportando, sto avendo un comportamento. Però attenzione, ogni comportamento non è per forza una comunicazione. Facciamo sempre l'esempio della persona ubriaca o che sta straparlando sotto effetti di farmaci o di droghe. Non sta comunicando, ma sta avendo un comportamento che è conseguenza dell'uso di farmaci, di alcol, di droghe, eccetera. Inizialmente si erano usati entrambi i termini come sinonimi da Vaclavic e i comportamentisti per poi invece scindere i due termini. È per questo che spesso c'è stata questa difficoltà nel comprendere la distinzione tra questi due termini, perché Vaclavic stesso e i comportamentisti l'avevano usati inizialmente proprio come sinonimi. In realtà c'è una distinzione, almeno noi che studiamo scienze umane, noi che studiamo psicologia, dobbiamo sapere che a livello terminologico questi due termini hanno due significati diversi. Ma anche la comunicazione e l'informazione qui è già un po' più facile rispetto a prima, perché non tutte le comunicazioni includono le informazioni. Che cos'è un'informazione? Un'informazione è una serie di conoscenze apprese. Io qui sto comunicando, informandovi, sto facendo divulgazione, quindi è una comunicazione ma è anche un'informazione, perché io vi sto dando delle informazioni, delle conoscenze che io ho appreso.
Però io posso anche comunicare senza necessariamente trasmettere delle conoscenze, senza informare. Con un amico, magari sono al bar, non è che devo per forza trasmettere delle informazioni o delle conoscenze, magari si può comunicare cose che non necessariamente rispettano un'inclusione di informazioni, di conoscenze. Anche la differenza tra comunicazione e interazione è importante, perché la consapevolezza di base dello scambio nella comunicazione è massima, mentre nell'interazione è nulla. Qua è facile l'esempio che vi faccio. Io vado, cammino per la strada e urto un'altra persona accidentalmente, non lo faccio apposta. Quella non è una comunicazione, io non sto comunicando niente, è semplicemente un'interazione, perché interazione, cioè un'azione tra due persone che accidentalmente si toccano in mezzo alla strada, ma non è una comunicazione perché innanzitutto non è intenzionale e non è consapevole, come abbiamo detto noi inizialmente. Quindi questo è un po' la differenza tra comunicazione e interazione. Vediamo adesso di cosa parleremo durante questo video, cioè di varie teorie sulla comunicazione con diversi approcci. Parleremo dell'approccio matematico, di quello linguistico, di quello pragmatico, semiotico, sociologico, della psicologia della cultura e poi in generale della psicologia. Quindi andremo a vedere la comunicazione sotto diversi punti di vista. Vedrete che delle volte proprio c'è poco accordo tra questi vari approcci, perché poi ovviamente lo studio sulla comunicazione si è evoluto rispetto al primo approccio, che è stato un approccio molto più matematico, molto più A va da B, e adesso lo vediamo insieme. Iniziamo proprio con le teorie matematiche, con la teoria di Shannon e Weaver. Shannon è stato un ingegnere matematico statunitense, vissuto tra il 1916 e il 2001, ed era un ricercatore all'interno di una compagnia telefonica, pensate. E quindi la sua teoria ovviamente è molto associata a questo tipo di comunicazione, quindi alla comunicazione telefonica. E quindi è una comunicazione associata ad una trasmissione di informazioni lineare, vuol dire da A a B, cioè un passaggio di un segnale da una fonte A, che è l'emittente, attraverso un trasmettitore, cioè lungo un canale, a un destinatario B, grazie ad un recettore, esattamente quello che succede in una telefonata. Io chiamo un'altra persona, quindi sono l'emittente, attraverso che cosa? Attraverso un cellulare, e vado direttamente, quindi il canale è quello della trasmissione telefonica, va direttamente al destinatario che risponde, a cui scambio i messaggi. Quindi è proprio una comunicazione associata molto al concetto di informazione, ed è per questo, come vi dicevo prima, che spesso c'è stata questa associazione, come se fossero sinonimi, tra comunicazione e informazione. Quindi è questo il motivo per cui spesso si confondono i due termini. Quindi c'è un emittente che trasmette l'informazione, c'è un destinatario che riceve l'informazione, c'è un canale che è un mezzo di trasporto. I problemi di comunicazione possono essere dei problemi di trasmissione del canale, quindi magari non prende bene la linea telefonica, oppure del codice. Io magari telefono ad una persona e non parliamo la stessa lingua, oppure del destinatario perché in quel momento non riesce a rispondere o fa fatica nella ricezione. Si parla anche di coding e di encoding e decoding. Che cos'è il coding? È un insieme di regole condivise. Ad esempio, il verde nel codice stradale vuol dire che si può passare, mentre il rosso che si deve stare fermi. Presto però gli autori si resero conto che la comunicazione non poteva essere soltanto lineare, ma poteva anche essere circolare, perché il destinatario può diventare l'emittente e viceversa. E lo vediamo proprio nella prossima slide. Eccolo qua. A un certo punto loro si rendono conto che non è solo emittente che va dal destinatario, ma il destinatario può diventare anche un emittente. Per esempio, una persona che mi chiama di rimando, quindi io ho chiamato questa persona e questa persona poi dopo mi richiama. E quindi ci sono dei nuovi elementi che Shannon e Weaver propongono all'interno della loro teoria, che sono il feedback, cioè
il feedback, cioè quello che ritorna indietro dalla comunicazione, quindi il destinatario dà un feedback all'emittente. È un po' come quando io do un feedback a un tirocinante, ad una persona che collabora con me, io do un feedback su come ritengo sia andato il tirocinio, per esempio. Questo è un feedback, un'alimentazione di ritorno, cioè dico com'è andata la comunicazione. Poi c'è il rumore che, per esempio, può esserci nella comunicazione. Il rumore è qualcosa che disturba la comunicazione. Nel caso di una comunicazione telefonica, può essere il fatto che non prenda molto bene. La ridondanza, il fatto di ripetere più volte gli stessi contenuti, e il filtro, il fatto che ci sia un filtro tra l'emittente e il destinatario nella comunicazione. Quindi magari non viene detto tutto quello che bisognava dire all'interno della comunicazione. Quindi Shannon e Weaver aggiungono quattro elementi molto importanti nella comunicazione, rendendoti conto che la comunicazione non può essere solo lineare, ma è sempre circolare. E quindi ritorniamo a rivedere i nostri elementi, che sono il feedback, abbiamo detto che è la risposta che il destinatario dà una volta che ha ricevuto il messaggio dal mittente. Il feedback può essere un feedback positivo, quindi ampliamento dell'informazione d'ingresso, oppure un feedback negativo, la riduzione dell'informazione d'ingresso. Il rumore invece è l'interferenza con un altro segnale che percorre sullo stesso canale. Quindi, per esempio, il rumore non è soltanto il fatto di avere dei fastidi all'interno della comunicazione, ma ci possono essere degli stereotipi, ci possono essere dei pregiudizi, delle informazioni non dette, delle distorsioni, quindi ho capito una cosa diversa rispetto a quella che è stata detta, e dei malintesi. Questo è il rumore, quello che nella comunicazione va a storpiare, va a modificare, va addirittura a cancellare alcune informazioni della comunicazione e quindi trasforma completamente o in parte la comunicazione. La ridondanza, troppe informazioni che rendono difficile o complessa la decodifica, quindi troppe informazioni, troppi contenuti e non si riesce a decodificarlo. Il filtro invece è lo strumento che modifica il segnale di partenza o di arrivo. Quindi non passano tutte le informazioni, un po' come un imbuto, l'effetto imbuto di cui abbiamo parlato anche nell'attenzione. Non siamo attenti a tutto, dobbiamo filtrare in base ovviamente a quello che ci interessa. Lo fa l'emittente e lo fa anche il destinatario. Adesso passiamo all'approccio linguistico con Roman Jakobson, vissuto tra il 1896 e il 1982. Anche lui parla di emittente, di ricevente, di destinatario. Questa è una rielaborazione del modello ingegneristico di Shannon da parte di questo linguista Jakobson, che non si focalizza più sulle macchine e sui mezzi di comunicazione, ma si focalizza sulle persone che comunicano tra di loro, perché non esistono solo i mezzi di comunicazione. Anche se ultimamente ne usiamo anche fin troppo. E abbiamo una emittente o ricevente che mandano un messaggio attraverso un codice che abbiamo già detto essere un insieme di segnali che possono essere verbali o non verbali, perché io quando comunico con un'altra persona uso sia l'aspetto verbale, quindi il mio linguaggio, ma anche la comunicazione non verbale. Gesti, dopo vedremo insieme che cos'è la comunicazione non verbale, quindi tutto quello che condisce quello che sto dicendo dal punto di vista della mimica facciale, dei gesti, della prossemica, che uniti insieme hanno un significato. Quindi l'emittente e il ricevente devono comprendere lo stesso codice. Delle volte, infatti, si ha difficoltà nella comprensione del codice da parte di due persone straniere, non solo per la lingua, ma anche per il non verbale. Per esempio, parliamo della prossemica. La prossemica è la vicinanza delle persone quando parlano, quando comunicano tra di loro. Un latinoamericano, una persona in generale del Latino America, tende ad essere più vicina rispetto ad un cinese o ad un asiatico e quindi magari questo codice non viene interpretato nello stesso modo. Per un cinese il fatto di stare troppo vicino, di avere una persona troppo vicina a sé, può essere interpretata in modo diverso rispetto ad un brasiliano, per esempio.
Il canale invece è il mezzo attraverso cui viene trasmesso il messaggio, che può essere un canale uditivo vocale, quindi dalla bocca all'orecchio del destinatario, visivo cinesico, quindi i gesti, per esempio che sto facendo anch'io, motorio tattile, quindi il toccare con mano qualcosa, e il canale chimico olfattivo anche, quindi per esempio anche i profumi, no? Io mi spruzzo un profumo, l'altra persona sente anche questo aspetto e questa è anche comunicazione. Il referente è l'oggetto del messaggio, quindi che cosa sto riferendo, che cosa sto comunicando. E poi c'è il contesto che bisogna vedere perché è diverso il contesto di una chiacchierata al bar con un amico rispetto ad un colloquio di lavoro. Chiaramente ci sono due contesti diversi che implicano un modo di comunicare diverso, magari la stessa persona cambia completamente nel modo di comunicare. Tra l'altro, nel motorio tattile troviamo per esempio la lettura in braille per i ciechi. Questo è importante perché i ciechi proprio utilizzano questo canale motorio tattile proprio perché hanno un alfabeto e una lettura in braille, quindi con questo strumento che gli serve per comprendere, per poter leggere. Rimanendo sempre a Roman Jakobson e al suo approccio linguistico, parliamo della funzione, che è lo scopo della comunicazione. Secondo Jakobson ci sono quattro funzioni sostanziali, che c'è la funzione informativo-referenziale, tipica per esempio dei saggi, dei testi scolastici, del telegiornale, che informano, che riferiscono informazioni. Poi la funzione persuasiva, tipica per esempio della pubblicità, dei suggerimenti, ma anche delle regole. Adesso in questo periodo per esempio ci sono tanti DPCM, tanti ordini ed è una persuasione, quindi io ti dico, ti persuado per esempio nel caso della pubblicità a comprare, ad acquistare qualcosa oppure ti do degli ordini, delle regole da seguire. La funzione emotivo-espressiva che è tipica del diario personale o delle lettere. Perché io esprimo le mie emozioni, i miei sentimenti e la funzione metalinguistica, dove c'è una focalizzazione sul codice. Quindi, per esempio, metalinguistica è una riflessione sul linguaggio stesso, che è, per esempio, un dizionario, una grammatica, un'analisi del testo. Quindi queste sono le varie funzioni che in genere si presentano insieme con una prevalenza magari di una rispetto all'altra. Per esempio, in una pubblicità abbiamo la persuasiva, però magari c'è anche un'informativa, magari sto dando anche un'informazione. Qual è il limite del modello di Jacobson? Beh, sostanzialmente l'unidirezionalità della comunicazione, cioè il fatto che lui si sia focalizzato prevalentemente sul passaggio, sullo scambio di messaggi tra un emittente e un destinatario, senza dare grande importanza al destinatario, cioè ha dato tutta la responsabilità solo all'emittente. Però esiste, come aveva fatto Shannon, anche il feedback, cioè il fatto che il destinatario ti possa dare un feedback, per esempio, che non ha capito quello che tu gli stai comunicando. Capita spesso, no? Io parlo con una persona, penso di essere stata chiara, e l'altra persona mi dà un feedback facendomi capire che non ha capito il messaggio che io gli ho mandato. Faccio un esempio, interrogo, faccio una domanda, il ragazzo non ha compreso la domanda, mi sta dando un feedback sul fatto che non ha compreso la domanda, che la devo riformulare. Quindi è importantissimo anche il feedback da parte del destinatario, non è soltanto la responsabilità dell'emittente, perché sennò diamo la responsabilità solo a lui e quindi non è abbastanza. Questo è un po' il limite del modello di Jacobson. Ma passiamo all'approccio pragmatico, pragmatico che si domanda qual è lo scopo della comunicazione. Infatti la pragmatica, secondo il dizionario Treccani, è la branca della semiotica, che è la scienza dei segni, che comprende l'insieme delle ricerche aventi per oggetto la relazione dei segni, linguistici o non verbali, con chi li usa.
E quindi le motivazioni, perché sto comunicando, qual è la mia motivazione, quali sono le mie intenzioni, in cosa sto credendo, quali sono le convinzioni culturali, quindi le mie convinzioni per cui sto comunicando. E tale studio è connesso e complementare alla semantica e alla sintattica. Quindi, in sostanza, che cosa fa? Studia i rapporti tra il testo e il contesto in cui si manifesta e guarda gli effetti della comunicazione. Infatti in greco pragma vuol dire fatto, vuol dire cosa, quindi qualcosa di concreto. Quali sono gli effetti della comunicazione? Dati da che cosa? Dalla mia motivazione, dalle mie credenze, dalle mie intenzioni. E uno dei capolavori di questo approccio è sicuramente la pragmatica della comunicazione umana di Paul Watzlawick, Vivin e Jackson, che è stato pubblicato nel 1967 e ancora un bestseller. Praticamente loro sono gli esponenti della scuola di Palo Alto in California che hanno stilato addirittura i cinque assiomi della comunicazione, cioè i cinque principi base fondamentali della comunicazione che vediamo proprio nella prossima slide. Eccoli qui i cinque assiomi della comunicazione, cioè le cinque basi, le leggi fondamentali della comunicazione. Il primo, che è il più famoso in assoluto, è che non si può non comunicare. Noi sempre comunichiamo, anche quando non parliamo, dobbiamo svincolarci dal fatto che non parlo e quindi non comunico. No, io sto comunicando anche con il non verbale, con la mia faccia, il mio volto, il fatto che ho magari un volto triste, oppure gesticolando, la mia prossemica, quindi la mia vicinanza ad un'altra persona. Io comunico sempre, in ogni circostanza, e questo è il primo assioma. Poi ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e uno di relazione che abbiamo già introdotto precedentemente, cioè c'è un aspetto di contenuto, quindi quello che voglio comunicare, ma c'è anche la relazione attorno, perché attenzione, delle volte c'è un contenuto che preso spurio, è diverso rispetto a quello preso nella relazione. Vi faccio un esempio. Adesso ti acchiappo. Ti prendo, vengo lì e ti prendo. Se voi vedete, leggete questa frase che io ho detto, potete immaginarvi mille cose, però avete sentito il mio non verbale. Magari vi siete immaginati nel mio paraverbale, quindi come ho parlato, vi siete immaginati che io lo sto facendo ironicamente, scherzando, magari lo sto dicendo a mia figlia, sto giocando con mia figlia e le dico che adesso l'acchiappo. Ecco che il livello di contenuto, quindi se voi leggete adesso ti prendo, adesso ti acchiappo, magari puoi anche pensare ad un ladro. Invece la relazione conta tantissimo perché condisce la comunicazione, perché in questo caso io sto avendo una relazione con mia figlia che è diversa rispetto ad una relazione tra un poliziotto ed un ladro, che possono dire la stessa identica frase, ma in una relazione completamente diversa. Quindi nella comunicazione c'è il contenuto, ma anche la relazione. Poi la natura di una relazione dipende dalla punteggiatura delle sequenze di comunicazione. Certo, ci sono varie sequenze nella comunicazione e la punteggiatura vuol dire come condisco io la comunicazione attraverso le varie sequenze. L'umano comunica in modo numerico, cioè verbale, ma anche analogico, cioè il non verbale, come abbiamo detto prima. Quindi ci sono due componenti importanti. E gli scambi di comunicazione possono essere simmetrici o complementari. Simmetrici vuol dire che sono basati sulle uguaglianze, mentre complementari sono basati sulle differenze. Diciamo che l'assioma più famoso, più conosciuto, è sicuramente quello di non si può non comunicare. Noi comunichiamo sempre, anche se non parliamo, comunichiamo sempre qualcosa. Ma rimanendo sempre all'approccio pragmatico, vediamo quelli che sono gli atti linguistici di Austin, un altro teorico che studia proprio i rapporti tra il testo e il contesto in cui si manifesta. Ah, ecco, lui dice che dire qualcosa è sempre anche fare qualcosa, è per quello che si parla di comunicazione. E lui parla proprio di tre tipologie di atti locutori, illocutori e perlocutori. Adesso vediamo insieme di cosa si tratta. Ecco,
Ecco, l'atto locutorio vuol dire proprio dire qualcosa, quindi il contenuto della comunicazione. Ma come abbiamo detto prima, non c'è solo il contenuto, ma c'è anche l'efficacia della comunicazione. Quanto io sono stata efficace? Ho comunicato adeguatamente? Perché se io spiego, per esempio, una lezione, e dall'altra parte i miei alunni, i miei studenti non capiscono, vuol dire che la mia efficacia della comunicazione non è stata proprio massima. Quindi l'atto illocutorio, anche se io ho detto qualcosa, il feedback che mi ritorna indietro non è stato positivo, non sono stata efficace. Così come anche gli effetti della comunicazione, che è l'atto perlocutorio, perché magari i miei studenti hanno capito una cosa per un'altra. E gli effetti della comunicazione è che quando poi fanno il compito in classe, o fanno l'esame, o fanno l'interrogazione orale, non hanno capito e spiegano una cosa diversa. Quindi noi abbiamo un atto locutorio, che è il dire qualcosa, un atto illocutorio, che è l'efficacia della comunicazione, quindi data dal feedback del destinatario, e l'atto perlocutorio, che sono gli effetti della comunicazione, cioè quali sono stati gli effetti, cosa ha portato questa comunicazione. Delle volte è anche, per esempio, nella relazione tra moglie e marito, nella relazione di coppia, c'è un mismatch tra questi aspetti, perché magari io dico qualcosa, ma lo dico con malo modo, diciamo, non in modo proprio efficace, e provoco un effetto. L'effetto può essere il fatto che l'altra persona si arrabbi di rimando. Ecco che quindi è importante tenere in conto tutti e tre questi aspetti. C'è sempre nell'approccio pragmatico, perché ci sono stati diversi autori interessanti, il principio di cooperazione di Grice. Sono quattro elementi che dovrebbero guidare una comunicazione, che sono la quantità delle informazioni, che non devono essere né troppo poche né troppe, perché sennò c'è ridondanza, la qualità che vuol dire è veritiera quello che mi stai dicendo, non è menzognera. La cosa che mi stai dicendo, cioè ha una qualità, mi stai dicendo delle cose con una valenza reale, hai, diciamo, cognizione di causa quando parli, perché delle volte c'è gente che parla un po' a sproposito. La qualità può essere il fatto che magari un operaio si metta a parlare di immunologia, quando in realtà non ha le competenze per poterlo fare. Poi c'è la pertinenza e il modo. Allora, la pertinenza è rispetto al contesto, cioè sto comunicando in modo appropriato e pertinente rispetto al contesto. Pertinente vuol dire sto comunicando qualcosa che è corretto in quel contesto lì. Faccio un esempio: mi metto a parlare del Covid, di immunologia, in un contesto in cui magari non è il caso che io parli di immunologia. Quindi non è proprio pertinente, così come magari uno studente si mette a fare un tema oppure a disquisire di qualcosa quando non è pertinente rispetto, non so, sto facendo una lezione di comunicazione e lo studente si mette a parlare, non lo so, della memoria. Non è pertinente rispetto a quello che stiamo facendo. Il modo è molto importante perché, come diceva Oscar Wilde, non è ciò che dici, ma è come lo dici che fa la differenza. Quindi il modo, io posso dire anche qualcosa che dal punto di vista linguistico è ineccepibile, ma lo dico magari in modo sgarbato, oppure con un tono arrabbiato, con un tono stizzito, eccetera, che è poi quello che vedremo sulla comunicazione non verbale, perché è il condimento delle parole. Ma passiamo adesso all'approccio semiotico. Che cos'è la semiotica? Ovviamente l'approccio semiotico si focalizza sulla semiotica, che studia i segni e la loro storia all'interno del contesto sociale di riferimento. Quindi la comunicazione in questo caso è il mezzo necessario alla creazione di significato, cioè io sto dando un significato attraverso che cosa? Attraverso i segni. I segni e la loro storia in base al contesto.
facendo riferimento ad un referente, ad un codice. I massimi esponenti sono stati De Saussure, vissuto tra il 1857 e il 1913, e Peirce. Diciamo più o meno vissuti nello stesso periodo. Questi sono i due grandi esponenti dell'approccio semiotico. Vediamoli più nel dettaglio. Vediamo De Saussure che parlava di equivalenza, cioè l'unione tra immagine acustica, che è il significante, e l'immagine mentale, che è il significato. Quindi io ho un significante, che è per esempio la parola cane. E il significato che è l'immagine mentale, cioè voi vi state immaginando un cane. Quindi il significante è l'immagine acustica, cioè il fatto che io dica cane. Il significato invece è l'immagine mentale che è associata arbitrariamente, perché nella lingua italiana cane vuol dire l'animale che già vi state immaginando. Invece per Peirce l'inferenza è importante, cioè la funzione di rimando a qualcosa di diverso da sé. L'inferenza vuol dire io ho un simbolo, un'icona, un indice che vuol dire altro rispetto a quello che era, perché è stato arbitrariamente scelto, per esempio, il simbolo della farmacia è stata scelta, è stato scelto arbitrariamente. Adesso noi sappiamo che quel simbolo lì vuol dire uguale farmacia. Però magari dall'altra parte del mondo quel simbolo lì non vuol dire farmacia. Oppure il simbolo dell'ordine dei medici è stato scelto arbitrariamente, quindi dall'uomo, per significare l'albo dei medici. Però è appunto un'inferenza. Io faccio un'inferenza, una funzione di rimando a qualcosa di diverso rispetto a sé. Quindi è un disegno che negli anni è diventato il simbolo di qualcos'altro. Adesso vediamo invece l'aspetto sociologico. Quindi sociologico perché, come abbiamo detto già più volte anche nel corso di sociologia, noi siamo esseri sociali e la comunicazione è sociale. La sociologia della comunicazione valuta proprio l'importanza del contesto sociale nel determinare ovviamente l'esito dell'atto comunicativo. Infatti parliamo di microsociologia e di macrosociologia. La microsociologia studia i processi della vita quotidiana, mentre la macrosociologia studia invece i processi un po' più allargati. Quindi microsociologia è come mi relaziono io all'interno del liceo dove insegno, come mi relaziono io con gli amici, come mi relaziono con le mie figlie, eccetera, eccetera. La macrosociologia invece aspetta gli aspetti più grandi, quindi cosa stanno facendo il governo, le istituzioni, la regione, a livello istituzionale, quindi la scuola, cosa sta facendo, quindi a livello più macro. Ovviamente vi rimando, se vi fa piacere, a seguire il corso di sociologia, che è già online, nella playlist di sociologia, proprio perché ci sono questi approfondimenti riguardo all'aspetto sociologico. Ecco, vediamo soltanto l'aspetto di notizia e livello di comando. Livello di notizia e livello dei contenuti, quindi ritorniamo sempre lì. Contenuti, loro parlano di livello di notizia. Livello di comando invece è l'interpretazione necessaria per comprendere il messaggio, quindi come viene interpretato il messaggio. Questo è sostanzialmente quello che pensa l'approccio sociologico. Però, come vedete, parlano, dicono, usano tanti termini diversi, però la sostanza è questa, cioè l'aspetto di contenuto, l'aspetto di interpretazione, l'aspetto di relazione e tutto questo condimento fa la comunicazione, crea la comunicazione. Veniamo invece alla psicologia della cultura. Beh, è chiaro che la comunicazione è lo specchio della cultura di appartenenza. Noi comunioni italiani comunichiamo in modo diverso rispetto ai tedeschi, anche se non siamo proprio così distanti. Comunichiamo rispetto diversi anche rispetto ai francesi, rispetto agli asiatici. Quindi rispecchia molto la cultura di appartenenza. Lo vediamo, per esempio, adesso quando vediamo gente di altri straniera o comunque di altri popoli, vediamo proprio che comunicano in modo diverso.
E per quanto riguarda la psicologia, la comunicazione definisce proprio se stessi nella relazione con gli altri. La psicologia guarda proprio questo, quindi definisce la relazione tra se stessi e gli altri e definisce quindi anche la nostra personalità, la nostra identità, perché la comunicazione dà come feedback anche una parte di noi. E infatti la comunicazione è una relazione con gli altri, infatti si parla di psicologia sistemico-relazionale con Bateson e di psicologia umanistica con Rogers, che si sono proprio focalizzati sulla persona, in modo particolare Rogers, adesso vediamo insieme. Iniziamo con la psicologia sistemico-relazionale di Gregory Bateson, vissuto tra il 1904 e il 1980, che dice che ogni fenomeno deve essere analizzato come un sistema. Vedete qua, io ho creato questa sfera che è un insieme di elementi all'interno, bianchi, ho messi qua, ovviamente ne ho messi pochi, ce ne sarebbero tanti tanti altri, e il sistema ha un insieme di elementi in relazione tra di loro. E anche la comunicazione è così, c'è una relazione all'interno di un sistema che può essere il sistema famiglia, il sistema scuola, il sistema lavoro, eccetera. Ma veniamo a Carl Rogers con la psicologia umanistica, uno psicologo statunitense vissuto tra il 1902 e il 1987, che ha una visione abbastanza positiva dell'essere umano, che sostiene appunto che l'uomo è atto ad autorealizzarsi, quindi alla parte più alta di sé, e la comunicazione è proprio un'esperienza relazionale molto intensa che ti consente di togliere, di essere autentico, di toglierti quelle maschere e quelle corazze per essere autentico, perché solo se tu sei autentico con le tue forze, ma anche con le tue fragilità, lo saranno anche gli altri. Cioè lui dice sostanzialmente, Rogers, dice: io se comunico in modo autentico farò in modo che anche gli altri siano autentici con me. Quindi questo aspetto è fondamentale per esempio nella comunicazione non direttiva, cioè in una relazione asimmetrica, educativa o di aiuto. Per esempio, educativa può essere l'insegnante con l'alunno, è asimmetrica perché non c'è simmetria tra i comunicanti, perché ovviamente l'insegnante ha un ruolo istituzionale di valutazione e di educazione nei confronti dell'alunno, ma così come anche il genitore e il figlio. E anche di aiuto, come per esempio il medico e il paziente, come il terapeuta e il cliente, come lo voleva chiamare Rogers, perché lui preferiva chiamarlo cliente piuttosto che paziente. E questa comunicazione non direttiva, che è asimmetrica per l'appunto, deve essere empatica, quindi empatica vuol dire io devo entrare, devo capire, entrare in relazione con il tuo vissuto. Accogliente, quindi io accolgo i tuoi desideri, le tue paure, le tue fragilità, ma anche le tue forze. Rispettosa e non direttiva, cioè io non ti dico quello che devi fare, ma ti sostengo in quello che farai. E questo è il lavoro che dovrebbe fare il medico con il paziente, il terapeuta col cliente, l'insegnante con l'alunno, il genitore con il figlio. Quindi essere accogliente, essere rispettoso, non direttivo, e questo è proprio quello che sostiene la psicologia umanistica di Rogers. Ecco qua Carl Rogers diceva questa frase bellissima che dice: la tendenza a giudicare gli altri è la più grande barriera alla comunicazione e alla comprensione. Ecco, questa bisognerebbe veramente stamparcela, perché delle volte ci tendiamo a giudicare tanto gli altri, però quando si giudica l'altro e non si è accoglienti, non si è aperti di vedute, quel filtro di cui parlava Shannon, cioè quel filtro alla comunicazione, quei malintesi, quel pregiudizio, tutto questo va a creare un rumore nella comunicazione e quindi una non comprensione della comunicazione. Quindi ricapitoliamo insieme le varie teorie.
Le teorie matematiche, con Shannon e Weaver, la comunicazione è una mera trasmissione lineare di informazioni da A a B. Poi abbiamo visto che dopo hanno cambiato idea, hanno iniziato a parlare di comunicazione circolare di informazioni da A a B. Le teorie pragmatiche, la comunicazione ha sempre uno scopo che spinge l'azione, quindi andiamo a vedere gli effetti, qual è l'obiettivo. Le teorie semiotiche, la comunicazione è un mezzo necessario per la creazione di significato, perché veicola segni. Le teorie sociologiche, quindi la comunicazione è lo specchio delle interazioni sociali, così come è lo specchio della cultura di appartenenza, secondo la psicologia della cultura. E le teorie psicologiche, la comunicazione definisce chi siamo, la nostra identità e la nostra relazione tra noi e gli altri. Qua volevo aggiungere anche un'altra riflessione, che è il fallimento di una relazione è quasi sempre un fallimento di comunicazione, perché, come abbiamo detto, la comunicazione è fatta anche di relazione, non è fatta solo di contenuto, altrimenti sarebbe solo un'informazione. Quindi questo è importante da sottolineare. Allora, adesso parliamo della distinzione tra verbale e non verbale, perché come abbiamo già introdotto, la comunicazione non è fatta solo di verbalizzazione, quindi ciò che dico, ma anche ciò che non dico. Anzi, ci sono varie teorie, poi lasciamo stare le percentuali che trovano il tempo che trovano, che sottolineano il fatto che la comunicazione non verbale ha un peso molto importante nella comunicazione. Infatti, come vi dicevo poco fa, la comunicazione non verbale è fondamentale, non peraltro ci capita spesso dei fraintendimenti quando comunichiamo via Telegram, via WhatsApp o attraverso questi mezzi di comunicazione che non hanno al loro interno la comunicazione non verbale. Certo, hanno messo le emoticon perché nascono? Nascono sostanzialmente per sostituire la comunicazione non verbale, perché ci si era resi conto che c'erano tanti fraintendimenti quando la gente si mandava i messaggini, perché mancava la parte di comunicazione non verbale. Quindi adesso vediamo insieme che cos'è la comunicazione non verbale. Allora, la prossemica, ne abbiamo già parlato, è l'uso dello spazio, quindi quanto io sto vicino al mio interlocutore, di più, di meno, i contatti, per esempio dare la mano, dare il cinque, il grooming è per esempio il speluccarsi, abbastanza tipico dei nostri amici, le scimmie piuttosto che i gorilla, che tendono a speluccarsi. Ogni tanto lo facciamo anche noi. La postura, come siamo a livello posturale, perché è diverso rispetto a stare chiusi così o stare aperti, espressione del volto, i gesti delle mani, l'aspetto esteriore, quindi come sono vestito, come ho i capelli, il trucco, gli accessori, i segnali prosodici. Quindi l'armonia del parlato, il tono, il volume, la velocità. Ci sono delle persone, per esempio, che hanno un tono di voce molto alto, un volume molto, molto elevato, una velocità nell'eloquio molto veloce. Segnali paralinguistici, per esempio, le pause, i sospiri, i colpi di tosse. Tutto questo è il condimento della comunicazione non verbale. Quindi vedete che c'è tantissima roba, ci sono tantissime cose nella comunicazione non verbale ed è per quello che nei nuovi mezzi di comunicazione, tra cui le chat, dove non si mandano, dove non c'è la comunicazione non verbale, delle volte ci possono essere dei fraintendimenti, motivo per cui spesso e sovente adesso si tende a mandare messaggi vocali, perché col messaggio vocale almeno c'è l'aspetto dei segnali prosodici e dei segnali paralinguistici, che sono gli ultimi che abbiamo visto. Ecco, parliamo proprio di prossemica. Il grande studioso di prossemica è stato Edward Hall, vissuto tra il 1914 e il 2009, ed è sostanzialmente come l'individuo percepisce e utilizza lo spazio che lo circonda. C'è una distinzione tra lo spazio intimo, cioè uno spazio praticamente pari a zero, o comunque pochi centimetri, verso i 45 centimetri, tra una persona e l'altra. Quello personale, che è sotto il metro, di solito 90 centimetri, ecco, poi
ovviamente dipende da tanti aspetti, sociale circa 1 metro, quindi per esempio sociale lo posso avere con i miei studenti. E poi pubblico che va ovviamente più in là, quindi per esempio se io sono su un palco a teatro, ovviamente il pubblico è più distante da me. Quindi la prossemica va da un minimo, cioè quando io sono intima, che può essere marito, moglie, fratello, sorella, eccetera, fino ad arrivare al pubblico. Quindi la prossemica è la disciplina che si occupa delle distanze interpersonali e ci dice moltissimo sulla relazione tra gli interlocutori, sulla cultura di appartenenza, perché, come abbiamo detto, per esempio, i sudamericani tendono ad avere una prossemica molto più ristretta rispetto agli asiatici, che tendono invece a rimanere molto più lontani tra di loro, anche quando hanno un rapporto interpersonale buono. I ruoli sociali, per esempio, si è visto che una persona che ha uno stato sociale più alto oppure è un dirigente si tende ad avvicinarsi maggiormente ai propri collaboratori. Gli arabi, quindi i sudamericani, tendono ad avere una bolla, quella che viene chiamata bolla sociale, più ristretta, mentre gli asiatici tendono ad avere una bolla più allargata. Anche in Europa ci sono delle differenze, per esempio tra i tedeschi e gli spagnoli. I tedeschi ovviamente hanno una bolla più larga, più lunga, tendono a non avvicinarsi troppo, gli spagnoli invece maggiormente. Che cos'è invece la cronemica? La cronemica è l'utilizzo del tempo nella comunicazione, quindi la percezione e la gestione del tempo. Abbiamo la monocronica e la policronica. Monocronica è l'ottima gestione del tempo, l'organizzazione precisa e schematica che è proprio tipica del Nord Europa e del Nord America. Quindi una gestione del tempo molto, cioè il classico tempo e denaro è qui dentro. Policronica invece è tipica dei paesi orientali e Sud America, quindi l'importanza del coinvolgimento personale è maggiore rispetto alla gestione del tempo. Quindi per esempio in Sud America i tempi sono molto più dilatati, tendono ad essere più dispersivi, a non essere puntuali, tempo e denaro anche no, nel senso che preferiscono, per esempio, maggiormente tener conto delle relazioni, quindi magari se si devono spendere di più, spendono di più nelle relazioni piuttosto che non nel correre a fare le cose. Diciamo che noi siamo, l'Italia è molto più monocronica. Poi c'è una distinzione sicuramente tra Nord e Sud Italia, dove nel Sud Italia prevale maggiormente la policronica, anche se non in modo così forte come può essere in Sud America. Vediamo l'aptica. L'aptica sono i gesti che veicolano dei messaggi molto importanti, cioè lo studio del contatto tra interlocutori attraverso gesti che vengono fatti a livello personale e interpersonale. Per esempio, l'aptica è il darsi il 5, il grattarsi con un braccio, il stringersi, il baciarsi, il tenersi per mano. Quindi sono tutti dei gesti che danno a un significato. Se io mi tengo per mano, do un significato di affetto. Lo sguardo è importante, come muoviamo gli occhi, che cosa guardiamo, la frequenza, la velocità dell'occhiata, lo sbattere le palpebre, quante volte sbattiamo le palpebre, la dilatazione della pupilla, i movimenti degli occhi, dove vanno gli occhi, la reciprocità, cioè se io ti sto guardando oppure invece sto guardando in basso, la fissazione oculare, cioè se io ti fisso oppure guardo anche da qualche altra parte. Questo è tutto l'aspetto legato allo sguardo. Vediamo i gesti, che sono movimenti corporei, intenzionali o non intenzionali. Vediamo alcuni gesti, poi ce ne sono tanti altri, però ripeto, bisognerebbe fare solo della comunicazione non verbale, bisognerebbe fare un corso a parte. Gli emblemi. Per esempio, gli emblemi vuol dire che io sto dando un significato a quel gesto che sto facendo. Per esempio, per noi questo gesto qui è ciao con la mano. E quindi dico ciao, ciao con la mano. Gesti illustratori. Il pacco è grande e faccio il gesto così. Gesti affettivi. Ti voglio tanto abbracciare. Sei tutto da abbracciare e faccio così con il braccio.
gesti regolatori. Aspetta un attimo che sto parlando io. Oppure un attimo solo, per favore. Gesti allattatori. Per esempio, il fatto che io mi mangio le unghie quando sono stressato. Questi sono alcuni dei gesti che vengono fatti e che sono importanti, perché se io vedo di fronte a me una persona che si mangia le unghie, so che di fronte a me c'è una persona che in quel momento è stressata. Ok? Ecco, vediamo anche la comunicazione paraverbale, che è il condimento della nostra voce, cioè in che modo noi utilizziamo la nostra voce. Possiamo utilizzarla con un volume alto o basso. L'altezza del volume, il ritmo veloce o lento. Pensate se io in questo momento parlassi in questo modo. Potrei farlo nella meditazione, nei corsi di meditazione, ma forse non è il caso di farlo adesso, abbassando il tono, facendo tante pause. Vedete che questo non è il contesto giusto per utilizzare questo tono di voce, questo ritmo e queste pause. Invece, se vedete la playlist di meditazione, vedete che io ho un tono di voce, una velocità decisamente diversa. E quindi dice tanto di noi. C'è anche la postura, cioè come è posizionato il corpo nello spazio, quindi come è orientato, se io sono girato. Pensiamo, per esempio, ogni tanto mi capita di vedere gli studenti che sono orientati verso la porta perché magari sono stanchi, se ne vogliono andare a casa, oppure in chiusura, anche lì, cioè, ci sarebbe da aprire poi un dibattito sulla questione della chiusura, perché non vuol dire che se io ho le mani conserte vuol dire che sono in chiusura. La direzione del busto, quindi dove è orientato il busto, la posizione delle braccia, questi sono tutti elementi importantissimi. Adesso facciamo uno step in più, che parliamo proprio dei mezzi di comunicazione con McLuhan, che è stato un grandissimo studioso dei mezzi di comunicazione. E lui diceva proprio che le società sono sempre state plasmate più dalla natura dei media attraverso i quali gli uomini comunicano che non dal contenuto della comunicazione. Quindi, paradossalmente, come diceva Oscar Wilde, non è ciò che dici, ma è come lo dici che fa la differenza. E i mezzi di comunicazione sono proprio l'emblema di questo. Diciamo di questa frase di Oscar Wilde. Vediamo proprio velocemente questo passaggio dei mezzi di comunicazione che siamo passati dalla tradizione orale, quindi al fatto che i nostri antenati utilizzavano l'oralità, quindi si tramandavano le cose a livello orale, allo scritto, con l'invenzione della scrittura a mano con i Sumeri nel IV secolo avanti Cristo. Perché è nata l'invenzione, perché è stata inventata la scrittura a mano? Per lasciare traccia, per dare una memoria del proprio passato. Poi c'è stata l'invenzione della scrittura a caratteri mobili nel XV secolo, che ha consentito una maggiore rapidità, una maggiore immediatezza, una maggiore diffusione. E poi si è passati ai mass media, con la stampa, con la radio, con la televisione, con il cinema, ed era monodirezionale, vuol dire che era da uno a molti. Perché? Perché la televisione è da uno, cioè l'emittente televisiva che trasmette a molte persone. Io mi ricordo ancora che quando ascoltavo la radio, all'epoca, quando ero adolescente, dovevo aspettare la canzone del mio cantante preferito e dovevo aspettare perché non c'era l'immediatezza di oggi, non c'è il tutto e subito del vado su YouTube, cerco la canzone e me l'ascolto. Invece adesso è tutto subito, tutto adesso, e ne parla moltissimo Marshall McLuhan, che è appunto stato un sociologo canadese, un grande studioso dei mass media e dei new media, che proprio dice che adesso è tutto immediato, i blog, la chat, i social network, ed è da molti a molti, perché per esempio pensiamo ad Instagram.
tutti possono condividere, tutti possono parlare, è un villaggio globale, come lo chiama McLuhan, e poi il mezzo diventa il messaggio, perché tra l'altro nessun mezzo è neutrale, perché il mezzo influenza il messaggio stesso. È diverso mandare un messaggio su Instagram rispetto che mandarlo con un comunicato stampa. È diverso mandare un messaggio su Facebook o su Twitter piuttosto che mandarlo attraverso una rivista. Quindi anche il mezzo diventa un messaggio chiaro. Cioè Instagram, voglio magari mandare un messaggio su Instagram perché voglio essere più vicina alle persone. Invece se lo faccio tramite il telegiornale o tramite un comunicato stampa sono meno vicina alle altre persone. Vi vedete che il mezzo diventa proprio il messaggio stesso. Ecco, vediamo anche la comunicazione pubblicitaria. Comunicazione pubblicitaria, qualcosina abbiamo già detto prima, cioè il fatto che abbia una funzione informativa, cioè deve informare, ma deve anche persuadere, ovviamente. E ci sono due strade della comunicazione persuasiva, secondo Petty e Cacioppo, che sono la via centrale e la via periferica. La via centrale, cioè il ricevente, si focalizza sul contenuto informativo, quindi l'informazione sul prodotto, la qualità, l'affidabilità. Invece la via periferica è quella persuasiva, quindi io mi focalizzo per esempio sul testimonial, sulla colonna sonora che mi piace, quindi sento una colonna sonora che mi piace, allora vado a comprare il prodotto perché mi piace la colonna sonora. Oppure vedo il testimonial che mi piace, l'influencer che mi piace, quindi sono persuasa dall'acquistarlo. Non mi importano tanto le informazioni di contenuto, ma mi interessa il fatto che c'è l'influencer che mi piace, quindi se lo prova lei, se lo sceglie lei, allora lo scelgo anch'io. Ovviamente la scelta della via dipende da tanti fattori, tra cui la volontà di fare uno sforzo cognitivo o meno, perché nella via centrale c'è uno sforzo cognitivo, io devo pensare, devo riflettere. Nella via periferica assolutamente non c'è nessun uno sforzo cognitivo, c'è più una percezione emotiva e una qualcosa di pancia, chiamiamolo così. Ecco, io voglio lanciarvi una sfida in ultimo per concludere questa lezione, che è una sfida ardua. Cioè, sareste in grado di stare 7 giorni senza utilizzare social network? Perché ancora nel DSM-5 non si parla di dipendenza da social, ma io sono abbastanza certa che nel DSM-6 lo faranno. Parleranno della dipendenza da social network, della dipendenza da internet. Fai questa prova, voglio vedere se puoi sfidare anche i tuoi compagni, i tuoi amici per fare una prova, sì, se 7 giorni senza social network. Scrivi qui sotto se ce la faresti o ce l'hai fatta, ma completamente senza, vuol dire che non entri assolutamente mai sui social network. Questo per darvi l'idea di quanto sono pervasivi questi social network e di quanto noi dipendiamo da loro, da quello che c'è scritto. Magari ci alziamo al mattino, la prima cosa che facciamo è guardare Instagram, guardare Facebook. Io ogni tanto faccio questa dieta dei social network, ogni tanto sparisco dai miei social network proprio perché ho bisogno di depurarmi un po'. Ecco, fatemi sapere se ci riuscite. Benissimo, io spero di averti dato un po' di informazioni sulla comunicazione, c'è tantissimo altro da dire. Scrivi qui sotto nei commenti che cosa ti piacerebbe approfondire e ti aspetto sui miei canali. Iscriviti e attiva la campanella per ricevere notizie e ti aspetto anche su Instagram. A presto!